Ciao a tutte, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto a migliorare la loro autostima, ma le aiuto anche a vedere il loro corpo così com'è, con tutti i loro pregi, senza paragonarlo a quegli stereotipi che ci vengono proposti e che oggi scopriremo anche perché ci vengono proposti. Oggi vorrei trattare con voi un argomento che mi sta veramente molto a cuore, che è l'industria della bellezza. Io nella mia vita amo unire i puntini. E per tanti anni ci sono stati, e li trovate sul mio blog, tanti puntini sparsi. E questi puntini riguardavano una serie di argomenti legati all'estetica e legati alle donne e alla pressione che c'è sulle donne relativamente all'estetica. E con estetica si passa dalla chirurgia estetica alla depilazione, ai vestiti che ti compri, i trucchi, i prodotti dimagranti, tutto. Per esempio, mi sono spesso chiesta: ma come mai le donne si devono depilare e gli uomini no? Fa brutto nella donna e nell'uomo no. Devono, ognuna è libera di non farlo, non c'è una legge che ve lo obbliga. Però diciamo che lo stigma sul fatto che non ti sei depilate le gambe, le ascelle, eccetera, è molto grosso su una donna, su un uomo no. Boh, si è andati così entrambi. E con questo anche mille altre cose, anche relative ai vestiti. Anche relative al fatto che tu, una donna, quando la guardi, la giudichi sempre in base a come è vestita un uomo, no? Magari guardi una donna che fa politica in TV e parlano tutte del colore del suo tailleur, mentre di un uomo nessuno nomina il colore della giacca. Sì, loro sono vestiti tutti uguali, ma perché loro si possono vestire tutti uguali? Quindi questi erano tanti puntini sparsi. Ho iniziato ad approfondire con una serie di libri, uno ve lo consiglio tantissimo, si chiama Il mito della bellezza di Naomi Watts. Purtroppo è disponibile solo in inglese, probabilmente in qualche libreria è disponibile anche in italiano, però in biblioteche, non librerie. Però insomma è un libro abbastanza complicato da leggere, ma è un libro anche abbastanza datato. E ad approfondendo ho iniziato a unire questi puntini. I puntini uniti spiegano perché sulle donne c'è un lavoro molto grosso nel far sì che loro spendano così tanto tempo e denaro per la loro estetica. E si chiama industria della bellezza, cioè un'industria che fa in modo che una donna abbia l'esigenza di comprare tantissimi prodotti e di spendere tanto tempo dietro a questa cosa. Perché questa cosa fa schifo? Fa schifo. Vi premetto che questa cosa fa schifo. Nonostante io mi sia comprata lo smalto adesivo, me lo sia messo e sia contenta, abbia un bel vestito e sia contenta, nonostante io comunque faccia delle cose, perché sono vissuta 37 anni, 38 in questo mondo che mi dice che queste cose le devo fare e mi piace anche fare queste cose e ho difficoltà a capire cosa mi piace perché mi piace e cosa mi piace perché invece mi è stato detto da sempre che dovevo occuparmi di queste cose qua. Nonostante questo, quindi non è un giudizio nei vostri confronti, siamo tutti bevuti questa roba qua dell'industria della bellezza, ce la stiamo bevendo in continuazione, non possiamo prendere e saltare fuori da questo cerchio e fregarci improvvisamente, anche perché non è giusto, perché magari alcune cose ci piacciono davvero o comunque ormai ci piacciono. Però nel momento in cui vedete tutto quello che c'è dietro, iniziate anche a mettere in discussione molto di più tutto quello che vi viene proposto. Il motivo per cui mettiamo in discussione quello che ci viene proposto è non dire: ah, quindi visto che secondo te è sbagliato che solo le donne si depilano e siano obbligate a depilarti, devi smettere di depilarti. No, vabbè, cioè, magari per me è sbagliato, magari posso anche pensare che se una volta non ci sono uscita me ne posso fregare, ma ormai questa cosa è talmente radicata in me che comunque ormai la faccio, ma non voglio più che mi venga proposto come obbligo morale del tipo: non può andare al mare con le amiche perché ha le gambe coi peli. E perché al mare non ti fanno entrare, cioè i peli non ti fanno entrare. E questo è un esempio, è il più forte, ma ce ne sono tantissimi. Perché questa cosa fa schifo? Non solo perché è rivolta solo alle donne, ma
principalmente alle donne, però l'industria della bellezza, cioè nel senso i fatturati che ha con le donne sono completamente diversi da quelli che ha con gli uomini, ok? Siamo d'accordo che un uomo magari si compra il gel, si compra la lacca, magari va dal barbiere qualcuno ogni tanto, si compra il rasoio fatto bene, magari la crema se la dà uno su mille, però c'è tutto un altro, c'è proprio una pressione e una quantità di soldi diversa. Il punto è che nel marketing, tu puoi creare un prodotto che risponde a un'esigenza, ok? Io perché compro? Compro perché ho un'esigenza. Compro il biglietto del treno perché devo andare in un posto, ok? Mi serve, lo compro. Nessuno mi ha detto che devo comprare il biglietto del treno, lo compro perché devo andare in un posto. Compro il telefonino perché è comodo ed è utile che tutti mi possano rintracciare. Compro il telefonino con internet perché mi è utile lavorare dal telefono ed è molto più comodo. È un'esigenza che mi hanno dato gli altri, un po'. Compro il telefono nuovo perché ho visto mille pubblicità, potevo tenermi quello vecchio. È un'esigenza che mi viene dall'esterno. Quindi l'esigenza può venirmi dall'interno o dall'esterno. Mettiamo che l'esigenza mi venga dall'interno, prendo e devo andare a Padova per lavoro, mi compro un biglietto del treno. Devo fare anche i video col telefono, effettivamente avere un telefono più performante mi può servire e quindi magari me lo compro. L'esigenza che mi viene dall'interno base, ho bisogno di dormire, quindi ho bisogno di un tetto, quindi mi compro una casa, ho bisogno di mangiare, quindi mi compro del cibo. L'esigenza che mi viene dall'esterno è mi compro quel tipo di casa o quel tipo di cibo perché fa figo e mi hanno detto che è meglio, ma magari non lo è. Però queste sono tutte cose che migliorano la nostra vita, ok? Abbiamo un problema, compriamo qualcosa che ci risolve questo problema. Bene. Il punto è quando questa cosa non risolve un problema reale, ma che avevate prima, ma vi fanno una campagna pubblicitaria di modo da indurvi a pensare che quello sia un problema. Ok? Fino a, credo, gli anni 50, non so quando, la cellulite non era un problema. L'inestetismo della cellulite non era un problema. Il fatto che vi facessero male le gambe perché la circolazione funzionava male, perché a me fanno molto male, ok, è un problema, benissimo, è un problema, è anche una questione, tra virgolette, medica, di salute, di miglioramento della salute. Posso fare delle cose che migliorano la circolazione delle mie gambe, ma magari che non migliorano l'estetismo, magari migliorano anche l'estetismo, ma comunque io le ho fatte in passato cose che mi hanno permesso di non avere male le gambe per tutta l'estate. Ma l'inestetismo della cellulite, perciò mille creme che curano l'inestetismo della cellulite, lo dicono, è un'esigenza che vi è stata messa perché voi poteste comprare un prodotto. Il fatto di pesare al minor peso possibile, cioè non nel range di 10 kg in cui avete un peso per cui riuscite a fare facilmente le scale, a correre, essere serene, ma al minor peso possibile è un'esigenza che vi è stata imposta. Avere a 60 anni, 50 anni un seno sodo su che sta su è un'esigenza che vi è stata imposta perché prima era normale. Dover essere sempre truccate è un'esigenza che vi è stata imposta. Non è una cosa, ci è stata imposta. Non è una cosa per cui le donne, prima che esistesse il trucco, dicevano: sì, ma ok, magari quello un po' sì, dicevano, non sono abbastanza colorita. Sì, però già allora c'era una pressione estetica sulle donne. Quindi il punto è quello. Se tu mi dici che io faccio schifo così come sono e quindi devo comprare delle cose per fare in modo di non fare più schifo, questo fa schifo. Non io, il sistema che stai usando. Questa è l'industria della bellezza. È un'industria che non lucra su, cioè non guadagna su un'esigenza che c'è. Perché, per esempio, lo sfregamento cosce è un'esigenza che c'è. Io ho dolore, non cammino. Qua vi metto il video dello sfregamento cosce. Io ho dolore, non cammino e quindi mi fai un prodotto che mi migliora quell'esigenza lì. È un prodotto estetico, è un prodotto
funzionale dai vestiti. Il fatto che io mi debba coprire, mi debba mettere una giacca di jeans, magari che la debba avere di mio gusto, è un'esigenza, mi compro una giacca di jeans. Il fatto che io debba cambiare guardaroba in continuazione per essere alla moda, quello no, quello è l'industria della bellezza. Quella è un'esigenza imposta dall'altro che mi fa dire che io sono sbagliata se non continuo a acquistare di modo da essere alla moda. Aia. Vedete la differenza? Sembra sottile, ma non lo è. Quando una pubblicità, quando un prodotto arriva dicendovi tu sei sbagliata così come sei, adesso ti aiuto io, quello è il sistema per cui mi crei un'esigenza facendomi sentire insicura e sbagliata. A volte non è neanche il prodotto che lo fa, perché magari la crema antirughe vi sta dicendo sarai più serena, sarai più liscia, non vi sta dicendo sei sbagliata con le rughe. Ci sono stati però 40 anni che mi hanno detto che sei sbagliata con le rughe, ok? 40 anni di film, pubblicità, serie TV, eccetera, dove non vedevi neanche praticamente donne invecchiate con un viso normale e l'hai percepito che sei sbagliata tra le rughe. L'industria della bellezza non è soltanto un singolo spot. Perché magari la Dove fa uno spot bellissimo, che non ha niente di negativo contro il corpo, è uno spot inclusivo. Nonostante questo, mi sta dicendo che io devo continuamente comprarmi, non lo so, il prodotto costoso piuttosto che l'altro, perché mi avevano già detto che io dovevo in continuazione occuparmi delle mie estetiche. È brutto scoprire tutto questo. È brutto scoprire che per 40 anni, no, siamo nel 2021, quindi per 60 anni, si sono occupati di dire alle donne che per essere giuste, per essere all'onor del mondo, dovevano essere belle, magre e giovani. E quindi hanno fatto in modo che le donne investissero un sacco di tempo, di soldi per raggiungere questa utopia. Non è possibile, perché magra, boh, alcune ci riescono a esserlo per sempre. Giovani, nessuna. Ok, belle secondo lo standard proposto di gioventù, nessuna. Cioè, forse qualcuna con paccati di chirurgia estetica, poi magari si vede nelle mani o si vede nelle gambe, ecco. E lì, cioè, è un lavoro che fa schifo perché va dentro di noi, nella nostra autostima, nel nostro modo di essere. E questo è veramente triste. Tu vai a dire a una persona, vai a giocare con l'autostima di una persona per guadagnare dei soldi. Ora, abbiamo visto che tante cose sono cambiate. Io faccio sempre l'esempio della pubblicità della Kellogg's. Prima c'era la ragazza che diceva prova costume, hai visto come sono magra con il mio costumino, mangio Kellogg's a colazione e a cena. E una fetta di pollo a pranzo, sono solo 30 grammi, non sono i Kellogg's che ti fanno dimagrire, che tra l'altro sono zuccherini, è sicuramente che mangi 800 calorie in un giorno, ecco. Adesso la pulcina della Kellogg's dice, vendiamo forza, vendiamo energia, eccetera, eccetera. Benissimo. Il problema è che aiuta, però il sistema è talmente vasto che la cosa più importante da fare, oltre a modificare queste pubblicità, è che tutte noi vediamo il sistema. Cioè, io vedo il sistema che mi dice che devo depilarmi. Il sistema mi dice questo e quindi io mi rendo conto che non posso saltare fuori dal giro subito, ma no, non è vero, io me ne frego, eccetera. C'è qualcuno che ci riesce, però insomma non posso saltare fuori dal giro subito, ma posso fare dei piccoli sforzi. Posso non farlo d'inverno, che tanto non mi vede nessuno. Posso dire ok, ce n'è qualcuno, ma non succede niente. Vado al mare con mio figlio, se qualcuno li vede non succede niente. Posso iniziare a fare una serie di passetti. Posso truccarmi quando faccio un video, ma farmi vedere anche struccata durante le stories. Posso evitare un filtro. Posso capire che se mi dicono che devo cambiare la giacca di jeans perché non va più di moda, ma no, chi se ne frega, a me piace ancora quella, va bene quella e finché non è da buttare mi continuano a tenere quella. Posso capire che
Io non spenderò centinaia e centinaia di euro per curare l'inestetismo della cellulite. Al massimo mi occupo della mia circolazione delle mie gambe, che l'inestetismo non è tanto un problema. Posso iniziare a dire che se c'è un sistema che tende a farmi sentire sbagliata, lo sta facendo per vendermi delle cose. Quindi io rifiuto di considerarmi sbagliata perché qualcuno vuole vendermi qualcosa. Qualcosa la comprerò lo stesso, ma almeno tutte le volte che vedo qualcosa so che quel qualcosa ha lo scopo di farmi sentire sbagliata. La pubblicità di Intimissimi ha lo scopo di farmi sentire sbagliata, perché se io mi sento sbagliata, comprerò più completini intimi sperando di assomigliare a quella modella lì. Se io mi sento sbagliata nel momento in cui guardo la pubblicità dell'anticellulite, comprerò quella crema o altre creme. Quindi lo scopo è quello. Bene, se questo mi aiuta a togliermi un po' di velo davanti agli occhi, se non a comprare meno, mi aiuta almeno a non sentirmi così. Perché so che non è giusto che io mi senta sbagliata e che è stato fatto con dolo. Ed è stato fatto principalmente sulle donne. Ma se volete scoprire perché, vi consiglio di leggere Il mito della bellezza, perché non voglio approfondire eccessivamente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Magari nei commenti fatemi sapere quale di pubblicità, quale cosa vi fa sentire in un certo modo, e ora avete capito perché. La cosa importante è che non vi preoccupate, ce lo beviamo tutti questo sistema. Non è un giudizio nei vostri confronti, è un giudizio nei confronti del sistema. Siamo tutte lì a dire: e vabbè, però vorrei essere più magra, vabbè, perché ormai ce lo siamo bevuto per 37 anni, sì, un po' di lavoro si può fare, quindi non significa capire che c'è un sistema dietro, non significa rifiutare tutto. Significa solo vedere le cose come stanno. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su e ci vediamo la prossima settimana con una sorpresa. Una bella sorpresa.